non sai che qui siamo in una comunità psichiatrica riabilitativa che si chiama l'Abbazia, perché nel 1400 era appunto un'abbazia e ci troviamo tra le belle colline del Basso Monferrato, nel Casalese, in provincia di Alessandria. Immagino tu sia curioso di sapere cosa facciamo qui. Adesso ti raccontiamo. Al mattino la sveglia alle 8. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ciao Emanuele, buongiorno. Bondi, bondi. Buongiorno Massi. Buongiorno signor Luciano. Tiziana. Buongiorno. La colazione è alle 8:30. Sono le attività del mattino che decidiamo in una delle nostre riunioni. Nel corso della settimana facciamo si pranza e si mangia. Dopo quanto ci riposiamo? Poi nel pomeriggio ci dedichiamo ad altre attività, falegnameria, giornalino, calcio, musicoterapia, teatro, ceramica e pasticceria.
queste due ultime attività partecipiamo anche a mercatini dell'artigianato qui in zona. A volte siamo impegnati tutto il giorno alla preparazione di catering. Ma non pensare che siamo impegnati sempre tutto il giorno e per tutta la settimana, usciamo pure, facciamo uscite per acquisti, per svagarci, gite che ci occupano tutta la giornata e soggiorni in città d'arte, al mare e in montagna. A proposito delle gite, capita spesso che partecipino anche i ragazzi dei gruppi appartamento. Ragazzi, spiegategli voi cos'è un gruppo appartamento. Il gruppo appartamento è per molti di noi il passaggio successivo alla comunità. Nel gruppo appartamento si impara a gestire una casa, ad avere un lavoro che ti rende dipendente e poi si vive con ragazzi che hanno esperienze di vita diverse. Devi sapere che la comunità Abbazia ha 4 gruppi appartamento, uno all'interno di questa struttura e ospita 5 ragazzi. Gli altri sono a Casale Monferrato. Un appartamento ospita 3 ragazze e gli altri 2 sono maschili e ospitano in tutto 7 ragazzi. Da poco tempo ci troviamo una volta alla settimana a passare insieme. Abbiamo allestito un piccolo laboratorio di decoupage, saponette profumate e piccoli lavori decorativi con i quali partecipiamo ai mercatini con i ragazzi della comunità. Questo in poche parole è come viviamo qui e spero ti abbia incoraggiato a tornare tra noi. È giunta mezzanotte, andiamo a riposare con le gambe rotte, senza preavviso, proprio con un sorriso. E senza indugiare aspettiamo il giorno in cui c'è da fare. E creando, giocando, ci teniamo per mano cantando. Aspettiamo tutti insieme quello che la vita ci preme, e come un seme lo coltiviamo senza sporcarci le mani. Per alcuni sono anni, per altri sono mesi, ma senza veri malintesi si può andare avanti, come dei fanti santi, verso una pace che solo Dio sa quanto gli piace. Per questo video noi abbiamo presentato uno storyboard, che significa praticamente delle didascalie di scene stilizzate e disegnate stilisticamente. E abbiamo partito dalla comunità, dalla ripresa della comunità, dalla curva che porta alla strada alla comunità. Dalla curva che si vede appunto la macchina, un pezzo di chiesa e dei pali.